Ciao Dasvideo, eccoci al riassunto della seconda live di X Factor 2017. Gli ospiti della serata sono stati Sam Smith e Dua Lipa, ma io direi subito di iniziare con la gara dei concorrenti. La seconda puntata di X Factor si apre con Enrico Nigiotti che canta Quelli che ben pensano di Frankie High Energy, ma risulta chiaro che rappare non è la cosa che gli riesce meglio e non è molto adatto secondo me per questa canzone. Dopo c'è il duo Sam & Stan che canta The Dope Show di Marilyn Manson. È una versione piuttosto diversa da quella di Marilyn, ma calata nel loro stile più pop. Fedez dice che avrebbe preferito meno cori perché sovrastavano le loro voci, ma in generale la loro performance viene apprezzata. Rita Bellanza canta La verità di Bruno Risas. Sul palcoscenico c'è un grande Babbo Natale coricato sul fianco, realizzato con sacchi di spazzatura e cose di plastica di riciclo. Infatti, durante la puntata viene aperta una parentesi sociale su quanto sia importante salvare il mare, che viene sempre più riempito di plastica che gli animali marittimi inghiottono e poi muoiono. È un bene che in una trasmissione del genere, con grande riscontro di pubblico, vengano trattati certi temi. Comunque, ritornando al pezzo cantato da Rita, Fedez pensa che le scelte dei pezzi che Levante sta assegnando a Rita la faccia apparire come una cantante un po' pesante. Manuel dice che se lei vincesse la competizione non avrebbe nulla da obiettare perché la trova bravissima, ma diciamo che la performance di questa serata era un po' debole rispetto alle altre volte. Dopo il turno di Gabriele Esposito che canta In The Judge dei 21 Pilots. È stato bravo, ma Manuel dice che anche se tecnicamente è stato bravo gli risulta un po' anonimo, dice che non ha una gran personalità. Dopo ci sono i Maneskin che cantano Begging the Madcon. Il loro talento più grande è dare quell'energia trascinante che scalda il pubblico, che infatti farà una standing ovation piena di applausi. Damiano, il frontman, ha una grande personalità, anche se io do ragione a quello che diceva Skin tempo fa negli on visit dei gruppi, che dice che canta troppo di gola. Dopo c'è stata Virginia Perbellini che ha cantato The Dog's Days Are Over di Florence and the Machine. L'accoglienza dei giudici è stata abbastanza tiepida. Comunque è stata l'ultima concorrente della prima manche e poi si è scoperto che era anche la meno votata della prima manche e quindi è andata in ballottaggio con il meno votato della seconda manche, che scopriremo dopo. Il grande Andrea Radice ha cantato Make It Rain di Ed Sheeran. Ne dà un'interpretazione personale, vocalmente è bravissimo, fa un'ottima performance, ma Manuel trova il brano una palla, dice, e quindi lo trova noioso, mentre Mara dice che chi si annoia è perché non sa cosa fare. Arrivano poi i Ross che cantano Fiori d'arancio di Carmen Consoli, cantante che Agnelli ritiene sia l'anello di congiunzione fra la musica melodica italiana e il rock. Ne fanno una versione molto urlata e un po' tutti i giudici la pensano in questo modo. Manuel invece dice che ci vuole di X Factor qualcuno che canti le canzoni in italiano in questo modo. Poi arriva Samuel Storm che canta il brano Unsteady dei Ex Ambassador. Pur avendo la tracheite, Samuel riesce a dare una delle performance migliori della serata. Grande Samuel. Dopo c'è stata Camille che ha cantato Chandelier di Sia suonando il piano. I giudici hanno sentenziato il fatto che sia un brano troppo inflazionato, perché sia durante gare scorse, durante le audizioni eccetera, già stato cantato mucchio di volte. E vabbè, e comunque lei, nonostante sia stata impeccabile, loro hanno detto che è stata troppo imitatoria dell'originale. Dopo è arrivato Lorenzo Licitra, che ha cantato Miserere di Zucchero, la versione con Pavarotti, e Fedez ha fatto sta battuta che dice che se l'altra volta ti ho detto che mi sembravi Bublé, ora mi sembri la versione da solo del gruppo Il Volo. Comunque, il meno votato della seconda manche sono stati i Ross, quindi allo scontro finale sono dovuti andare Virginia con i Ross. Hanno portato i loro cavalli di battaglia, i giudici hanno giudicato, ma poi è andato tutto al tilt e quindi era il pubblico che doveva decidere con il televoto. Ed il televoto del pubblico ha decretato l'eliminazione di Virginia. Quindi salutiamo Virginia, che non ci sarà più, ma farà tante altre cose belle da altre parti magari. E ciao Dasvideo, vedremo la terza puntata. Ciao.